Come prepariamo una immagine per lucru con costi CNC, macchina taglia polistirolo. Una metoda è con InScape, se deve avere questo programma InScape. Apriamo una immagine che deve processare. Prendiamo una immagine da internet. Per questa cerchiamo una silhouette, diciamo, silhouette, così. Scegliamo immagine e prendiamo questa aereo, diciamo. Facciamo clic destra, copia immagine, apriamo InScape, clic destra, incolla e così abbiamo trasferito diretto semplice questa immagine in InScape. Adesso clicchiamo tracciato e vettorizza bitmap, però avete state attenti per essere selezionata, per non essere così. Deve essere sempre selezionata immagine. Qui non deve fare niente, solo ok. Se avete conoscenze avanzate potete modificare, però lasciate così, facciate solo ok. Chiudiamo questa finestra. In questo momento ce l'abbiamo due immagini, una che è trasparente, vettorizzata, e una che è originale, che non è trasparente. Originale le cacciamo, eliminiamo originale e prendiamo questa. Adesso andiamo a estensione, G-Code Tools. Vedete questa menu G-Code Tools, che io ho downloadato un InScape che non aveva questa riga. Deci state attenti quando facete download di InScape per avere questa riga G-Code Tools, e andate a area. Qui non toccate niente, solo applica. Così. Ok. Chiudi. E appare queste due cose, questo quadrato verde, diciamo, e questi sotto che sono coordinate. E adesso qui deve fare un piccola modificazione. Modificare deve diametro di diametro qua di invece deve fare 1. Per questa andiamo in testo, selettiamo testo, facciamo clic qui, togliamo un 0 e basta. In questo modo così. Fatto diametro, facciamo di nuovo piccolino come era prima, così. Selettiamo aereo, estensione, G-Code Tools, e facciamo path.gcode. Qua ce l'abbiamo fare due modificazioni. In preferenze lui originale qua mi ha già modificato, era NGC, così si deve fare NC perché G-Code Seeder non accetta quella estensione. Iar qui dove deve scrivere, io ce l'ho una partizia libera un computer chiamata E, che non c'è niente dentro. Vuoi salvare in questa partizia questi risultati. Deci faccio qua cartella IE con due punti dove deve salvare. Adesso faccio clic qui patto C code e applica. Di tutto ok. Chiudi. Vediamo che qualcosa non sta successo. Facciamo di nuovo. Non so chi ha detto, forse non era selettata. G-Code Tools.
паточки коды, аплик, chiudi. Sì, nel momento quando lei è tutto ok, deve apparirà qua in giro questi frecci così. E adesso fischero este con il scape già ho finito il lavoro. Adesso andiamo onde in IE e vediamo che sono due fischieri. Questo è il primo che l'ha sbagliato, 01, e 802 è per lavorare con CNC serve G-code sender. G-code sender le trovate in Google Chrome. Io già l'ho installato in mia applicazione. Deci vediamo G-code sender per vedere anche immagine risultata. Facciamo load file, open load file, andiamo in E computer, andiamo in E e prendiamo 802 questa aereo. Solo qui quando noi vogliamo mandare, deci possiamo, io già ce l'ho connettato mia CNC, facciamo connect, vediamo quale port è aperto, port com 3, così facciamo connect così, load file, sento machine. Qua ne dice o eroare, questa segno procente che dice che non le conosci, non le conosci questa così. Per questa deve modificare manualmente il file risultato. Per questa 802 facciamo per aprire un Notepad, deci facciamo apri con programma definita di qua din alte applicazioni, già ce la din alte applicazioni. Facciamo aprire cu un bloc note or pad, quale volete, deci facciamo cu un bloc note e si aprirà un bloc note di cui deve togliere questa header, questa testa, diciamo di testo, questa tutto fino alla G00, deci fino a qui. Anche G00 si può cacciare fino a Z, noi non ce l'abbiamo axe Z, deci cacciamo G00 fino a qui, così. Anche qui axa Z non serve, da, possiamo lasciare, non c'è niente, dar togliamo questa G01, così. E diciamo anche ultimo possiamo togliere anche questa finger 0.5 e deve rimanere tutto solo così, G00, G03, G01, questa, solo questa rimane così. Adesso facciamo salva e adesso andiamo al nostro G-code, riapriamo file, load file, open local file, 802, già non mai dà nessun errore. Adesso noi possiamo mandare a CNC. E vediamo che di nuovo dice forse. Aspetta così, sento macchine. Già comincia a muoversi. Deci che questa lettera e prima linea che esecuta dice G00X28, questa di qui che era prima linea, dove era qua, deci ha cominciato cu questa prima linea e lui esecuta tutta linea e questa è tutto.